Pillole di Non Solo Suoni. Ben ritrovati, oggi torniamo ad un artista italiano, ovvero Marco Ferradini, oggi 66enne, ma che ha esordito nel mondo della musica da giovanissimo, studiando canto e armonia, diventando corista dopo essere stato turnista in sala di incisioni. Ad esempio, oltre che lavorare con Lucio Dalla, è anche nei cori di sigle popolarissime come UFO Robot e Capitan Harlock. Poi arriva il grande pubblico e la carriera da solista, con il debutto al Festival di Sanremo nel 1978, con il brano Quando Teresa verrà, a cui segue un album omonimo. Il successo di Ferradini però resta legato all'indimenticabile Teorema del 1981, contenuta nel Q-Disc Schiavo senza catene. È dello stesso anno anche la partecipazione al Festival Bar con Ron e anche il lavoro come corista che non abbandona, anzi lo porta ad incidere anche per Patti Pravo, Umberto Tozzi e Pupo. Segue un'esperienza di concerti in caserme, aperte ai civili, fino al 1983 quando torna a Sanremo con Una catastrofe bionda, scritta con la collaborazione di Mogol, Renzo Zenobi e Herbert Pagani, e anche l'omonimo album è un indubbio successo, trainato in parte dal singolo Lupo Solitario DJ, che negli anni diventa un vero e proprio pezzo cult per le radio e i DJ di tutta Italia ai quali è dedicato. Nel 1985 esce invece un album diverso, Misteri della vita, dedicato a tematiche più impegnate e legato alla nascita della figlia. Se nel 1986 esce Marco Ferradini, un album più blues e rock e con molta ironia, segue poi un periodo di silenzio fino al 1990, quando pubblica È bello avere un amico. Ferradini continua ad incidere dischi, ma la fortuna degli anni 80 è lontana. Vive di un ritorno di popolarità nel 2000, quando Aldo, Giovanni e Giacomo nel loro film Chiedimi se sono felice scelgono Teorema come parte della colonna sonora e proprio il suo brano simbolo viene ripresentato in una versione nuova nell'album di inediti Geometrie del cuore del 2001. Da diversi anni Ferradini affianca le esibizioni live all'insegnamento della musica in provincia di Monza, oltre al progetto di un doppio CD, La mia generazione, per rivalutare e ricordare l'artista e amico Herbert Pagani, con la collaborazione di artisti come Ron, Eugenio Finardi, Fabio Concato, Alberto Fortis, Andrea Mirò, Siria, Flavio Oreglio, Shel Shapiro e molti molti altri. Lo scorso anno poi sono usciti anche due singoli su iTunes, dei quali uno, Due splendidi papà, in duetto con Gianni Bella.